Ciao Massimo. Ciao Luca, ciao Paolo, ciao splenda mia. Ciao Massimo. Bellezza e bravura che spero di non mettere in difficoltà con la mia modesta presenza. Sì. Allora devo dire modesto. Che modesto. Anche se sono giorni difficili è sempre un piacere tornare a Milano e tutti gli anni lo dico, ma quanta moda c'è quando c'è la settimana della fine? Proprio. No. È incredibile. Allora cominciamo subito. È un lapsus. Con non è l'arena, i preliminari, il programma, questa arriva dopo ma arriva. Arriva anche a Genova. Allora, non è l'arena, i preliminari, il programma che ti stuzzica, ti fa venire la voglia di andare tra le pieghe dell'informazione e capire dov'è il punto giusto dove mettere il microfono. Abbiamo capito che allora, cosa intendi. Luci, ciao carissima. Luci, te l'ha fatto vedere prima, il tema è caldo, sì. È quello dei litigi, avete visto, e il tema è senz'altro politico. Ci sono faide interne, prerogativa della politica, il litigio con Conte che litiga con Renzi, Salvini con Conte e Renzi. Sì. Avete visto poi Renzi contro Conte, Salvini e Zingaretti, il perdente dell'altro girone. Quindi è un momento... Esiste un girone dei perdenti. Il girone dei perdenti è test di serie, devo dire che è il PD, perché avete visto che Renzi ha provato a fare lo sgambetto a Salvini, era pronto a governare, c'era già il progetto di governo, sembrava tutto scritto, ma poi Zingaretti gli ha cambiato il testo così, vediamolo. Cosa le brutte lezioni, la maleducazione, la tua brutta figura, a porta, eccetera, eccetera. Fai ciò che vuoi mettendomi i piedi in testa. Allora, Renzi se n'è andato, Zingaretti che succede? Le cose che sappiamo. Data così proprio. Sì, sì, bisogna saper leggere tra le piega sudaticce del lenzuolo della politica. No. Ma a proposito di... A proposito, vieni pure. Vogliono fare una non foto. Non la tocchi, ma perché per favore. La devi toccare Gigi, abbiamo con noi Bugo, vieni. Ti vengo incontro. Spero di non intimidirti con la mia, con il mio carisma. Ma quale? Abbiamo la stessa passione, possiamo dirlo? Diciamo. Quella cosa di quattro lettere, la Juve. Allora, i fatti sono noti, Morgan lo conosciamo tutti, e sappiamo benissimo che è una situazione particolare quella che stai vivendo. Perché qui c'è uno sgabello vuoto. Cos'è questo sgabello vuoto? Abbiamo provato a ricongiungervi, ma purtroppo ne devono passare di ospitate sotto i ponti. E quindi questo cosa rappresenta? È la quinta assenza di Morgan. La quinta assenza. Qualcosa potrebbe cambiare. Ma c'è qualcosa che non sappiamo, Massimo? Mia, un applauso a Mia, ma alzati e fatti vedere. Vieni qua, perdonami. No, ma tu mi hai voluto interrompere. Approfitto per fare un giro. Io ho interrotto. Ma quanto siamo belli. Ti chiedevo. Non tocchi, per favore. Sentiamo la pubblicità di quella caramella. Il Bugo con la figa intorno. No! Torniamo. No! Allora, torniamo seri, ragazzi. Torniamo seri. Allora, come vivi questo momento di grande esposizione, Bugo? C'è morta, attenta. C'è morta, sì. Scusa. No, lo vivo in modo, cerco di vivere in modo spontaneo, quindi ci sono dei momenti che sono ancora un po' turbato, altri invece... Stringi pure, Finito, pure su Bugo, ok, ma quindi parla in tutta Italia, se lo chiede, tornerete insieme? Beh, mai dire mai. Mai dire mai. Mai dire... Questo è clamoroso, ragazzi, perché questa è una notizia bomba. Sì, tutto bene quel che finisce bene. Vero. Perché al di là di tutto è un grande artista, è un personaggio eccentrico, simpatico, questo ciuffo, ma devo dire che è un talento indiscutibile nello scrivere canzoni. Quindi mi confermi che potrebbe essere un sì? Me lo confermi? Potrebbe essere. E questa è una notizia bomba. Mi dai la grafica? Non ha detto Nenone sì. Mi dai la grafica? Sono pronto a dire sì a Malgioglio. Non è quella la complimenti, notizia. Tutto bene che finisce bene, se mi puoi accompagnare. Andiamo. Per una volta che usciamo insieme, noi ci vediamo dopo. No, ma non è vero che ci vediamo. Ci vediamo stasera a Non è l'arena ai preliminari, dove parleremo del taglio dei parlamentari. Sì. Perché ci sono quelli che si danno da fare, ma anche... Ciao carissima. Ma quelli che saluta. Si vedono. Quanto ci costano? 14.000 euro alla Camera e 7.000 euro in macchina. Ad Maiora. Ciao. Ma forza aiuto, ciao.